La Fondazione ha fuso alcuni SCP con Catnap. Lo Shy Guy è diventato un mostro viola con gli occhi giganti e anche la statua è stata trasformata. Visto che le ultime volte mi avete ripreso, non sono più entrato a vedere la cella SCP. Oh, finalmente posso stare tranquilla almeno per una volta. Quindi ragazzi, benvenuti a tutti, ma oggi ci sbrighiamo. Entriamo subito perché io sono curioso a questo punto. Questa nuova cella. Però adesso che non l'hai vista neanche tu, sinceramente ho ancora un po' più paura, lo sai. Infatti, ma anch'io, perché quando lo sapevo almeno avevamo un'idea. È una roba viola, anche fuori? Una roba viola con anche del rosso, probabilmente sangue. C'è roba che è uscita dalla cella, palesemente. E se vedete, vedi, c'è un percorso fatto da qualcosa che è andato, praticamente ha fatto un taglio nella pietra, no? Da lì a qua. E mostro scava così? Beh, è uno che ha una gamba sola. Ma è strano, cioè, oddio. Come una gamba sola? Vedi che è tipo ha saltellato, tipo una roba strana. O ha camminato in linea, non lo so. Proviamo a vedere dentro la cella. O non lo so, vogliamo provare a seguire le tracce del mostro? Però lì mi sembra bloccato, sbaglio? Sì, non lo so, forse va nel vuoto. Ma arrivano da là, scusami. E la porta della cella è sbarrata. Ah, tu dici? Non, ma secondo me vanno tipo nel buco del buio, quindi non credo che ci sia qualcosa lì dentro, eh. E io credo che dobbiamo entrare nella cella invece. Vabbè, è l'unica via, è anche bloccata. Vediamo se c'è un indizio almeno per capire chi è il mostro del giorno. Cos'è? Ma allora, è censurato! È il label, però si capisce, è di SCP Shy Guy 096, vedete? Ovviamente non si vede bene perché sopra ci sono tutti questi messaggi di errore. Ma è anche veramente molto più strano perché questo non è un messaggio di computer. Questo dovrebbe essere semplicemente un cartello, una specie esatto, di un label. Esatto, e ci sono questi errori di computer. Come se l'avessero stampato, però nello stampare si è corrotto e ha stampato questa cosa con tutti gli errori sopra. Uno così censurato non l'avevo mai visto. Però attenzione, potrebbe essere... Ma noi l'abbiamo già visto lo Shy Guy. Esatto, potrebbe essere una variante dell'SCP dello Shy Guy, ragazzi. Uno dei nostri preferiti e quelli più paurosi di tutti i tempi, tra l'altro. Anche la cella mi ricorda vagamente la sua. Lion, madonna, ma che stai dicendo? Lion è un disastro, ma cos'è lì? Venite, 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 venite. Ormai vi scandalizzate per un pochetto di sangue. Anche tu, ma mi ma vergognerei. Un pochetto. Mi vergognerei. Mi vergognerei. Lion, cioè, tu puoi avere pure tutte le ragioni del mondo, ma un pochetto. Mi vergognerei se fossi in voi. Veramente. Non mi piace il fatto che ti stai adagiando troppo. Mi vergognerei. Ti stai adagiando troppo. Mi vergognerei. Vabbè, finché non c'è il mostro hai ragione. Ragazzi, un poco di pomodoro per terra. Abbiamo viste di cotte e di crude. Vi ricordo che la volta scorsa abbiamo finito il video che a me mancava il cuore, a te mancava un occhio e a te mancava una gamba. Effettivamente era molto peggio. Questo, gli occhi è... erano tutte e due. Wow, wow, del pomodoro. Ma vergognati. Non ti stai vergognando abbastanza? No, mi sto vergognando Lion, un pochino adesso. Lion, tu puoi avere anche ragione, ma nella cella dello Shy Guy che abbiamo visto la prima volta era così. No! Beh, vabbè, ma perché era nuova. Questa sicuramente è successo qualcosa. A quanto pare gli hanno buttato dentro uno dei Class D e questa è la capsula originaria dove lo Shy Guy in teoria sta. Però sembrerebbe che sia stata spaccata dallo Shy Guy ed è rimasta una specie di entrata secondaria. Ma questo mica c'era nella cella originaria. No, questo non fa parte della cella dello Shy Guy. Sembra che qualcuno ci abbia costruito qualcos'altro sotto, ragazzi. Beh, comunque qui altro non c'è, quindi direi... Tanto il codice dobbiamo trovare non c'è. Il codice, no, appunto. Il codice non c'è, infatti, però... Oddio! Oh, cos'è? Cosa siete tenendo in mano? Guardate qua. Che roba è? È una Oddio foto, mio, ma cos'è? Sembra... Ma che brutto! Ma che è lo Shy Guy questo? A me non sembra lo Shy Guy sta roba. Ma non ci sembra, però ricorda qualcosa, a te no. Ma in qualche tratto dello Shy Guy ce l'ha, perché è scheletrico, braccia lunghe. Esatto, ma c'ha qualche tratto strano, tipo non lo so, vedi le orecchie da gatto, il fatto che è viola, con questi occhi enormi. A me ricorda Catnap, vi dico la verità. Cioè, magari non c'entra niente, però potrebbe assomigliargli vagamente. O è lo Shy Guy o è Catnap, non può essere tutte e due. No, infatti è molto molto strano. Allora, noi siamo arrivati... Da qua. Ok, proviamo ad andare da questa parte. Allora, visitiamo le stanze nell'ordine che più ci attira. Tanto penso che sia uguale. Trova l'arma segreta, prepara il cibo per l'SCP, ripara il laboratorio, non morire. Beh,
Sono delle istruzioni particolari. Oh, però l'arma segreta! Anche qui c'è un'immagine di questo mostro, guarda. È uguale a prima, però è una posizione diversa. Guardate, è brutto. È una telecamera di sorveglianza. E probabilmente è lo Shy Guy questa cosa. Ma veramente si assomiglia a Catnap. È un gatto. Guarda, e potrebbe essere. Se li avessero fusi insieme, Shy Guy più Catnap, una creatura Lion, nuova. Abbiamo visto che hanno fatto degli esperimenti tra di loro, ma non mai così tanto in avanti. Anche il piccone che c'è qui è censurato, non si sa che cosa, a chi appartenga, non però il colore è quello, è tipo viola. Anche queste telecamere non ci danno informazioni perché Lion, sono spente. Lion, perdonami, ma posso farti notare una cosa? Ma hai notato che ultimamente i letti sono sempre dei colori nostri? Sì, però non credo che abbia un'importanza questo fatto. Non lo so, perché inizio a pensare che la fondazione ci abbia preso per quelli che devono occuparsi di sti posti. Ah, potrebbe essere, effettivamente ci sfruttano, no? Ormai siamo noi a fare tutti i lavori di manutenzione. Anche perché non troviamo mai nessuno. Qua ci sono degli... Ma sei con l'Eider Pearl? Sì, sì, sono entrato, beh, per forza era buttato. Lion, ma così, senza neanche sapere cosa ci fosse. Aspettate, state buoni. Ehi, ricominciamo a fare i fifoni. No, tranquillo, l'importante sei tu dentro. Anna, ricominciamo a fare i fifoni. Ho capito, ma se c'è uno Shy Guy in giro. Non c'è niente, tranquillo. C'è una sirena però. È un'altra immagine di quel mostro strano. Beh, c'è una gabbia effettivamente però al centro, potrebbe essere che contiene... Sono dei class di lì di lato. Fammi fare una prova con la leva, va. Oh, porca miseria, ragazzi. Oh, cazzo, mio Dio! Che è quell'affare? Cos'è? L'hai guardato! Ah, ragazzi? Mi sa che abbiamo un bel problema qui. Lei torna da noi! Subito, muoviti! Ce la fai a passare? Sì, ce la faccio. State lontani, ragazzi. Io non credo che lui possa rompere addirittura la bedrock, però... Lion è bedrock, non può, in teoria, dai! Non mi sto cagando sotto, Lion. Cosa facciamo? Io voglio uscire. Lui, raga, è lui. Praticamente è una fusione tra lo Shy Guy e Catnap. Ma come hanno fatto? Non ne ho idea... Oddio! Ok. Allora, bisogna spegnere la sirena, però. Vado io. Rompila veloce. Ok, è andata. Perfetto, si è spenta, credo. No, non è vero. Si spe- Mamma mia, a momenti solo dovrebbe interrompersi in teoria, no? Okay. T'è fermata. Ok. Madonna, che brutto. Aspetta. Ok, ci sono. Con chi? Non so neanche con chi ce l'abbia, perché sta puntando contro il muro. Ma quello, ragazzi, lo conosciamo, funziona come lo Shy Guy in teoria. Quindi se io l'ho guardato adesso vuole uccidermi. Oddio. Ce l'ha con te. Beh, possiamo uscire? Cioè, tanto io qui... l'hai visto in faccia? Non possiamo fare altro, c'ha un sorriso demoniaco. Fuori. Ma che brutto, mi apri. Ragazzi, è terribile sta cosa, Cioè, se si mettono a fondere i mostri, è finita. Voglio vedere poi come combiniamo le cose noi. Cioè, Shy Guy, un esercito di Shy Guy, tutti dei mostri più diversi. Mamma mia. Ma come hanno fatto? Anche solo pensare di riuscire a manipolare lo Shy Guy. Beh, ci sono riusciti però, invece. Ci sono riusciti, in qualche modo hanno fatto. Venite. No, c'è una... Ragazzi, non guardate. Oddio! Perché è ancora qui? Perché è libero. Ne abbiamo fatto più di uno, ragazzi. Non è un solo Shy Guy. Come se uno non fosse orribile abbastanza. Credo che in questa stanza, in qualche modo, non guardate, Bisogna riparare delle cose, cioè c'è della manutenzione da fare, credo. Infatti è tutta rotta. Ci stai passando a fianco. E in teoria questo... Lion, ma non possiamo chiuderlo da qualche parte. No, questo è un lavoro che ha senso fare, perché se la cella si rompe, il mostro esce. E noi non vogliamo che il mostro esca. Se esce, questa è la fine, veramente. Ho capito, ma non c'è della bedrock. Quello se si arrabbia esce, basta. Ce n'è più di uno, ragazzi. Ah, io non so se l'ho guardato. No, non l'hai guardato, sta ancora seduto, tranquilla. E ci sono delle fornaci, probabilmente vanno... Oddio, credo che questo sia il cibo per lui. Ci sono dei cervelli dentro. Lion, occhio che uno si è mosso e ti si sta avvicinando. Perché mangia dei cervelli? Cioè, lo Shy Guy non credo che mangiasse dei cervelli. Questo è modificato, Lion. Magari il Catnap li mangia. Non lo so, non voglio saperlo se si mangia i cervelli, che schifo. Lion è disgustoso, anche perché se ti ricordi lo Shy Guy normalmente non richiedeva cibo. Che schifo. Possiamo andarcene? Cioè, non so se per voglio... Per favore, ti prego. Cioè, abbiamo aggiustato, basta, abbiamo fatto pure troppo per quanto mi riguarda. Però possiamo procedere anche da questa parte. Abbiamo sia questa strada, sia anche, tornando indietro, la strada dove porta, diciamo, questa scia di sangue infinita.
che sarebbe questa porta che si apre con la chiave che abbiamo trovato io prima. Io so già che tu sei molto incuriosito. Eh sì, voglio vedere. Venite. Lion, ma questo non è SCP, ti ricordi? Questa roba? Certo, certo. Questa è una macchina che si utilizza per fondere insieme due cose. È in così questo che hanno caso fatto. Hanno fuso insieme sia lo Shy Guy sia Catnap, mettendo probabilmente un pezzo di uno, un pezzo dell'altro, e creando questa nuova entità. Non mi ricordo il codice SCP di questa macchina, però sì, è un SCP, ne sono sicuro. Lion, eccolo qua il pezzo. Vedi, vedi, è il torso. Forse hanno usato altre parti, forse hanno usato il pelo, non lo possiamo sapere, però. E non sto cadendo tutti i pezzi, che schifo. Vedi, vedi, lo mettevano di qua, praticamente. E poi questa specie di macchina tipo steampunk metteva insieme un po' di uno, un po' dell'altro e... È disgustoso! Oh, che cacchio è quello? Cos'è quello? Accidentiero? Ragazzi, mi sa che questo è il prodotto di scarto. Cioè... Era un pezzo di carne ambulante con gli occhi! Quello che rimane... E infatti guardate qua è cosa disgustoso. Ci sono. Esperimenti falliti. Mamma mia. Cioè ci hanno fatto una stanza intera? Credo che abbiano dovuto provare più e più volte prima di fare quello buono. Vediamo. Oddio, ma che schifo! Che schifo! Ma sono ma pezzi di carne! Era un occhio gigante! Guarda quanta roba! Ma ce ne sono guarda tantissimi! Roba. Ma questi magari erano prodotto di altri esperimenti, non di Catnap e dello Shy Guy. Cioè, questo qua, per esempio, sembrava uno Steve. E questo è uno Shy Guy, invece, questo bianco. Quest'occhio, quello forse, è un occhio intero. Forse hanno provato a fondere gli SCP dell'Eyeball Infestation, magari con qualcos'altro. Ci hanno provato a fare tanti esperimenti fondendo lo Shy Guy con altre cose. No, magari non solo con lo Shy Guy. Magari hanno provato a fare con delle persone. Guarda quello laggiù. Questo è lo Shy Guy. Mamma mia, ma questa SCP macchina funziona solo con le persone? No, funziona anche con gli oggetti. Infatti queste cose credo che siano prodotti che hanno provato a sperimentare. E sono anche altri SCP che noi possiamo mettere nella nostra scatola per raccoglierli. Uno ce l'avevamo già. Guarda questa... quanti ce ne sono qua dentro. La vecchia intelligenza artificiale. Questo è il Santo Graal. Mettiamo dentro anche questo, ragazzi. Un giorno faremo un video dove analizziamo tutti questi SCP perduti. Fateci sapere con un pollice in su se volete vedere questo video. Questi erano i virus degli zombie. E madonna, direi che bastano, ecco. Ne abbiamo una bella scorta. Mamma mia, che schifo. Lion, alla fine sono riusciti. Sì, è orribile. Sono riusciti dopo una serie di esperimenti andati male, dove praticamente venivano fuori delle schifezze aberranti. Venite, venite. Proviamo a vedere cos'altro c'è qua intorno. Ma nei cassetti niente. La macchina ma potrebbe addirittura essere messa in funzione, ragazzi, lo sapete. No, Lion, ti prego, non lo fare. Oh, in teoria è una macchina, no? Sì, no, 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 non succede nulla. Però non so bene come funziona. Cioè, potrei provare, tipo, se metto l'oro da una parte, no? E metto la mela normale dall'altra. Magari viene fuori... No? Che dite? Potrebbe funzionare. Prova un po'. Così. E poi attiva. Potrebbe avere senso. Però a me non mi risulta che abbia funzionato, ragazzi. Non è che va messo qualcosa solo a sinistra. Esatto, solo da un lato il prodotto esce dall'altro. Ah, potrebbe essere, vero? Prova sì, potrebbe essere. Magari si mettono entrambe le cose dal lato sinistro. Però non so, ragazzi, proviamoci. Oh, non è che noi dobbiamo fare gli scienziati, va bene anche. Oh, giusto per testare. Però qualcosa funziona. Sì. Oh, sì, l'ha funzionato. Vedi, infatti di qua credere. C'è ancora l'oro, ma la mela è stata consumata. Quindi praticamente lui ha usato l'oro ma non lo ha consumato. Quindi magari, allo stesso modo, il torso di Catnap è rimasto, ma è stato usato insieme allo Shy Guy per creare questo mostro che abbiamo visto poco fa, ragazzi. Proviamo a tornare indietro. Io sono sconvolta, sono veramente sconvolta. Venite. Allora, di qua... A pensare che anche la versione potenziata dello Shy Guy, ti giuro, mi fa paura. C'era questo muro di pelo, probabilmente, di Catnap, suppongo, che possiamo attraversare grazie al piccone viola che abbiamo trovato. E qui c'è dell'altro, Lion, attento a girare Santa gli angoli. Santa Maria, ragazzi. Oh, proprio poverino! Accidenti, ma non solo è successo! Lui. Non solo lui, ragazzi. Occhio, perché c'è anche la statua lì, è libera. Oh, Lion! Guardatela. Chiudila, la puoi chiudere, la sto guardando. Ci provo. Non mi sembrava che gliene fregasse del fatto che la stessimo guardando. No, neanche a me.
Mi sa che è chiusa almeno. Giustamente, ragazzi, è potenziata, no? È diversa da quella di base. Quindi magari ha sviluppato anche, così come lo Shy Guy e anche questi altri, delle abilità in più. Questo è il Black Shark, per esempio, il cane nero, no? Quello che uccide. Direi che conviene bloccare anche lui, Se guarda, sembra tipo contagiato, guardalo. Sì, gli ha messo tipo delle parti di pelo di catnap sulla faccia. Ora è girato di lato, per fortuna, e direi che lo lasciamo meno male. Così. Però la statua pure, guardate, nella faccia. Ma guarda la faccia, è vero! C'ha tipo una parte del pelo di catnap che gli copre mezzo volto. Beh, hai visto invece l'old man? L'old man pure, ha un pezzo di braccia, il braccio e il cuore anche, il petto cambiato come se fosse magari peloso. Hanno anche parti delle abilità di catnap. Certo. Qua c'è anche una specie di esperimento, uno schema forse, non lo so, sembra più un rituale questo che un esperimento, Altro schifo. Ma quello lì sopra si muove pure. Oddio, questo è sì. Ma è... che schifo, no! Questa è la parte che non hanno usato per l'esperimento. Ma com'è possibile che ancora si muove? Hanno deciso tipo di lasciarlo appeso probabilmente con la testa. Madonna, sono dei mostri, E abbiamo il codice 6473, dovrebbe essere... Torniamo indietro allora. La porta di prima. Però c'è un'altra stanza, ragazzi, qui. Altre due stanze. Ce ne sono altre due. Madonna, anche qui. No, ragazzi, Lion, occhio, no. Non guardate per terra, Oh, ma è lì, non l'ho visto. Guardate oh, in alto, in alto, in alto. È uno Shy Guy, anche questo ne hanno fatti tanti, Anche questo è uguale a catnap. Vorrei vederlo meglio, ma è difficile non attizzarlo. Lion, cos'è quel liquido in cui sta? Credo sia tipo il gas di catnap. Occhio, ragazzi. Raga, io mi sono mosso, Io non ho guardato niente, ma sento che urla. No, lei, però guarda, Lion, me, guarda, mi sa che non è lui. Ce n'è un altro? Io ho sentito spaccare tutto il tempo prima. Oh. No, non è che qualcuno è uscito? Ragazzi. Ragazzi. Ti prego. Ragazzi. No, no, dov'è? Non ne ho idea, non ne ho idea. Lion, ti giuro che ho sentito spaccare vetro, blocchi di continuo prima. Ma io sto impazzendo se non lo vedo, Calmi, però credo che non... Forse è in quella sala che ancora non abbiamo aperto. È calmato? Non lo vedo, quindi penso di sì. Qui in teoria c'è da fare un intervento di manutenzione. Suppongo che ci sia da aggiustare. Lion, io non so se lo farei, perché al momento la corrente del gas la tiene bloccato. Allora, bisogna risucchiare il gas, ragazzi. C'è un altro! Ah, guarda, infatti, era lì nascosto! Tranquilli. Non ce la posso fare. Tranquilli. Allora, bisogna risucchiare quindi il gas. Era lui che urlava. Possibile. E riparare le lampade anche, vedo che sono fulminate probabilmente. Sono tutte rotte. Ne aggiungiamo un paio di quelle buone. E direi che va benissimo così, ragazzi, perché io... Cioè, possiamo andarti, prego. Porca miseria, sì, è comunque quello che sgabbiava prima. Cosa c'è adesso? Lion, mi sono proprio vicino alla porta. Ok, tu guarda, fai come me. L'ho guarda, quasi guardato. Passi così. Fuori tutte e due. Sono fuori. Ma tu non può uscire, no? Questi blocchi non può romperli. Tu credi? Siamo vediamo, sicuri? No? Se vuole lo rompe, ha voglia che li rompe, però... Oddio. Lion! Oh, no. Lion! Cosa c'è? Ah. Mi sa che non possiamo più uscire. Ok, allora fermi. Abbiamo un problema, perché qui dentro ci sono anche le eyeball. Che mi stanno fissando? Non mi dire? Quindi è un po' difficile distogliere lo sguardo da loro. No, non puoi neanche ucciderle però. No. Lion! Cosa c'è? Cosa c'è? No, mamma mia. Buona. Ce lo Shy Guy. Buona, stai buona. Allora, prima di tutto, chiudo le eyeball infestation. Ho messo i blocchi che avevo. E non ho altro, ma va bene così. Ne abbiamo chiuse un paio. Metto anche un blocco da qui. Ok? Perfetto. Oddio. No, lei non vedo più niente. Io non vedo più niente. Che succede? Che rumore? Fuoco. Qualcosa è andato in fiamme. Ma siamo rossi noi. C'è anche l'allarme. Dov'è? È lì sopra! Rompilo! È lì! Ok. Cosa diavolo sta succedendo? Okay, ragazzi, non ne ho idea. Che cavolo di stanza è questa? Ma che posto è? È una trappola! Strano, è tipo un generatore, roba strana! Lion, aspetta, e se per caso fosse una specie di allucinazione? No, il gas di catnap effettivamente lo fa, Potrebbe sto Shy Guy qui è mezzo mescolato con catnap. Aspetta, allora, piano, prima di tutto, mettiamo le batterie. Una qui. Una qui. Qua le lasciamo un'altra, giusto per fare spessore, perché ho tolto il blocco. Mettiamo anche il tubo. In teoria dovrebbe andare così. In teoria è fatto, no? Dovrebbe essere giusto.
Adesso senza guardarlo usciamo. Dai, ragazzi. Come? No, tranquilli, basta fare così. Fuori. Ok. Via, via, chiudo tutto. Siamo fuori. A posto. Ok, allora adesso dobbiamo tornare indietro. Abbiamo il codice. Dobbiamo utilizzarlo. Io ogni tanto mi sembra di sentire il verso dello Shy Guy. Lo sento anch'io. Secondo me ce n'è uno arrabbiato che sta scavando veramente. Questo è lo Shy Nap. Oppure Cat Guy. Potrebbe essere lo Shy Guy Catnap. Insomma, non lo so come si può chiamare. Loro non l'hanno chiamato in nessun modo, perché l'hanno creato e poi dopo se ne sono disfatti praticamente, no? L'hanno messo qua. Ne hanno creato anche più di uno e le hanno lasciate andare in giro come gli pareva. Se ci volevano fare qualcosa, se volevano fare un esercito per conquistare qualcosa, non lo so. Anche perché se no ne facevano uno solo, no? Per esperimento ne bastava uno. Allora, il codice era 6473? Sì. Sì, bravissimo. Ok, venite. Oh. Cos... Non ci posso credere. Che? Ma è davvero lui? Ragazzi, lei, questa è la Telekill rotta. Ma è davvero? Non si chiama così. Si chiama censurato Broken Sword. Però chiaramente questa è la Telekill Sword rotta. Soltanto che anch'essa è stata in qualche modo contaminata con Catnap. Ma io ti assicuro che questa qua riesce a uccidere ogni cosa. È una spada dalla capacità illimitata. Può rimuovere dalla vita qualsiasi umano, animale, mostro, anche SCP. Uccide ogni cosa in un solo colpo, ragazzi. Anche lo Shy Guy. Attenzione. Possiamo usarlo su di lui? Possiamo Possiamo toglierli di mezzo. Potremmo toglierli. Se vogliamo liberarci di questi esperimenti. Lion, dobbiamo. Stavolta dobbiamo. Di solito lasciamo sempre tutto com'è, ma stavolta dobbiamo. Anche io sono abbastanza d'accordo, ragazzi. Conviene. E tu ti rendi conto quegli affari in giro liberi? Ma poi non sappiamo se hanno degli altri poteri. Potrebbero questo. Questo è anche arrabbiato. Non sapremo neanche cosa è reale e cosa no. Allora, ragazzi, guardate, basta un tocco. In teoria dovrebbe eliminarlo dalla vita. Guardate, è eliminato. Non posso credere. È ha un potere immenso questa spada. E loro la stavano per rovinare fondendola con un altro mostro, ma magari l'avrebbero persa, l'avrebbero distrutta, sono degli idioti. Andiamo, ce n'erano altri, mi pare, ragazzi. Meno male che ci abbiamo noi adesso, via. Di qua a sinistra, a destra. Questa, ragazzi, va conservata gelosamente, non possiamo permettere che venga rubata o che venga persa, perché è un artefatto potentissimo. Oh, mamma mia! Ok, questo è tolto. Ce n'erano due qui, Sicura? Sicurissima, un altro era bloccato nel carbone. Giusto. Ok, è andato anche questo. Ok, ce ne manca un altro paio e basta. I prossimi due dovrebbero essere dentro. Qui? Dentro uno è di qua. Ok, uno solo. È andato anche questo. Qua c'erano anche. Che brutto, apri! In teoria anche gli eyeball infestation possono essere rimossi. Senza causarne l'esplosione. Proprio rimossi dall'esistenza. Non ti infettano! No, non possono fare proprio niente. Sta porta non capisco perché. Era così difficile da superare. Per non farti uscire. Era come se fosse previsto che lo Shy Guy dovesse rimanere là dentro. Anche qui mi pare che ce n'era uno. Guarda, due anzi. E anche questi li possiamo rimuovere. Però sapete che vi dico, ragazzi? Secondo me uno andrebbe lasciato. Eh sì, perché bloccalo allora. È un esperimento fallito, ma pur sempre un esperimento. Guarda, è il primo del suo genere alla fine. Allora, questo qui in realtà è bloccato perché ci sono delle barriere invisibili. Perciò possiamo lasciarlo lì in sicurezza relativa, che possa restare lì per sempre.